Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del GR Flash. In studio Elisa Toma. Partiamo con la nera. Non si ferma l'ondata di violenza al Pilastro. Ieri sera, intorno alle 18.30 in via Pirandello, una lite tra condomini è finita nel sangue. Un uomo ha coltellato il vicino di casa per motivi legati a dissidi condominiali. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza che ha trasportato la vittima al maggiore. L'uomo non sarebbe in gravi condizioni. Rimaniamo al Pilastro perché ci sono sviluppi riguardo alla sparatoria di martedì. La polizia scientifica ha ritrovato una pistola in un cortile interno nei pressi del palazzo di Via Natali, dove un ragazzo di 26 anni è stato ferito in uno scontro a fuoco. Il giovane, con precedenti per droga, è stato ferito tra fianco e addome, ma il colpo non ha leso nessun organo interno e il ragazzo è stato dimesso ieri sera. Politica. Isabella Conti è vicina al mondo moderato, aveva detto Giancarlo Tonelli, schierandosi dalla parte della sindaca di San Lazzaro. Ma non tutte le personalità riconducibili all'area centrista sono d'accordo. Anzi, intervistati da In Cronaca, Fabio Battistini, Manes Bernardini, Paolo Foschini e Stefano Sermenghi sono stati concordi nel prendere le distanze dalle parole di Tonelli, giudicando la proposta politica della Conti insufficiente per coloro che vogliono un'alternativa alla sinistra. E passiamo allo sport. Ieri sera al Dall'Ara il Bologna ha perso 2-0 contro il Genoa di Ballardini. La squadra di Mihajlovic raggiunge comunque la salvezza matematica, così come i Liguri. Il Giro d'Italia passa oggi nelle Marche con la sesta tappa dalle grotte di Frasassi ad Ascoli Piceno. La maglia rosa resta ad Alessandro De Marchi, che l'ha conquistata martedì a Sestola. Quella di ieri infatti è stata una frazione per velocisti che si è giocata tutta nella volata finale a Cattolica, con la vittoria di Caleb Iwan, che ha battuto Giacomo Nizzolo sul filo del traguardo. La manifestazione ciclistica ha attraversato anche Bologna, dove i sanlazzaresi hanno salutato il loro concittadino Lorenzo Fortunato. Oggi il grande assente sarà Michel Landa, che ha dovuto ritirarsi dalla corsa a causa di una brutta caduta nell'ultimo tratto della tappa lungo la via Emilia. E per questa edizione del GR Flash è tutto, un saluto da Elisa Toma.